due hai dei caterezzi. Sì. Giusto? Sì, perché in merito dei ragazzi, cioè, l'allenatore deve essere bravo a gestirli, a condurli, a calmarli, a volte a stimolarli, ma alla fine chi va in campo sono loro, quindi quando dicevo in tempi non sospetti che è un gran gruppo, sono dei ragazzi che non mollano mai, perché io li vedevo. Cioè, oggi prima della partita, dopo, detto a posteriori sembra facile, no? Però potete chiedere conferma a loro. Io l'ho ringraziati, singolarmente, perché io non avevo bisogno di vedere quello che accadeva in campo. Io so quello che loro valgono, so quello che loro fanno e chi sono. Quindi l'ho ringraziati perché sapevo già. Mi aspettavo una grande partita, mi aspettavo una prova da leoni, nonostante siamo partiti male. Perché ho fatto 20 minuti, solito approccio casalingo, con gambe, insomma, che ci tremano un po'. E poi, come al solito, quando prendiamo lo schiaffone, c'è poi la reazione, no? E si vede una squadra arrembante che poteva vincere largamente. Quindi ho detto che la vittoria è loro perché è giusto così. La società mi ha messo nelle migliori condizioni per poter lavorare. Io, Cosco e Costantino ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, ma alla fine, insomma, i protagonisti sono loro. E quelli che determinano le nostre fortune o le nostre disgrazie, insomma, sono loro, quindi è giusto che siano loro quelli che salgono sul carro. Mister, per voler trovare il pelo nell'uovo, ma come mai l'atteggiamento è sempre quello casalingo ormai da qualche domenica? Cioè, ce l'avrà fatto un'idea? Sì, ce la dica, così lo sappiamo anche noi. No, l'ho detto più volte, purtroppo è paradossale, ma noi siamo partiti benissimo, io parlo della mia gestione ovviamente. Ho fatto 5 partite, secondo me eccezionali. Abbiamo perso a Pordenone, una partita dove non mi ha fatto male. Potevamo vincere, abbiamo preso un gol su un errore nostro. Persa quella partita, siamo tornati a Sassari, sembrava che fossimo già retrocessi. È venuto fuori lo spettro dello scorso anno. Una squadra che non ha personalità, pubblico che già non apprezzava. Cioè, miliardi di critiche piovute su sta squadra, che oggettivamente era una squadra, anche nel lato di gestione, che aveva sempre palesato problemi a livello di personalità, no? E quindi ci si è ritrovati sempre, ogni partita che noi giocavamo in casa, dobbiamo vincere. Quando hai una certa personalità, il dobbiamo vincere è uno stimolo. Quando ne hai un'altra, il dobbiamo vincere è un grosso freno. E noi, soprattutto in casa, entravamo in campo sempre, compreso oggi, con un freno, col freno a mano. Ogni volta preoccupati, prendiamo gol, finalmente, così è fatta, e poi li giochiamo. Questo è stato il limite su cui ho lavorato io, perché vi dicevo che tante volte il punto andava bene, perché quando le cose non vanno bene, bisogna essere bravi a sapere stare nell'angolo e sapere incassare. Io e la squadra abbiamo fatto bene. Sì, ma infatti abbiamo chiesto al tecnico della squadra avversaria se avevano preparato la partita, no? Per aggredirvi, dice no, noi l'abbiamo preparata per aspettarli. Cioè, poi ci hanno lasciato tutti questi spazi e abbiamo approfittato. La partita invece non l'hanno preparata in maniera diversa. Sapendo che è una squadra abilissima in contropiedi, tutti i giocatori veloci, noi abbiamo preparato una partita senza costruzione. Avevo fatto giocare a Colombi perché volevamo palla lunga e giocarci le seconde palle, rimanendo compatti senza rischiare nulla. Oggi abbiamo cercato invece sempre di giocarla. Sì. E quindi a fine primo tempo mi sono arrabbiato perché se si prepara la partita in un modo è perché c'è un filo logico, insomma, non è che uno decide oggi mettiamo la palla là, come tante volte decidiamo di far giocare l'avversario, di indirizzare il gioco da una parte o da un'altra. Quindi non abbiamo fatto quello che avevamo preparato noi, loro invece l'hanno fatto bene. Dopo 20 minuti, una mezz'ora, abbiamo trovato una quadratura, secondo me. Lo schiaffone che bisogna prendere, sì. Dopo le ore imprevedibili? No, assolutamente. Assolutamente, perché Pasquale con i suoi gol ci ha portato fino a qua. A fine praticamente, assolutamente. Di che ne ho sbagliati tantissimi di rigori. Però è stato bravissimo perché ha sbagliato il rigore e ha fatto poi un secondo tempo straordinario per spirito di sacrificio, sotto porta, si è battuto un corner quando ha fatto gol Gigi, straordinario, sono delle belle punizioni, è stato bravissimo uno contro uno, in fase di ripiegamento, meritava il gol perché poi alla fine ha fatto un'azione straordinaria per aver meritato il gol.
però questo Maiorino dimostra essere un giocatore maturo, e un giocatore che è fondamentale, insomma, per la nostra squadra. Rigore o non rigore, insomma, ne ha tirati altri, quello di domenica, insomma, che oggi fa niente. Sì, perché Colombi ha fatto un'ottima partita, però era spremuto, proprio perché cercavamo in partenza la giocata lunga, il profitto di giocare con un attaccante più strutturato, e sapevo che Gigi invece la partita in corso poteva spaccare la difesa, perché è un giocatore che poi laddove ci sono spazi diventa devastante. Sì, poi loro hanno fatto il cambio del centrale. Sì, è entrato Peccarisi che è più strutturato e un po' abbiamo invertito le caratteristiche. No, sì, sì. Ma vabbè, poi diciamo che la velocità non è la sua caratteristica principale, è, stato, è un giocatore che ha un grande mestiere, grande esperienza, però insomma così. Io se permettete, prima delle altre domande, se ne avete, ci tenevo ovviamente a ringraziare e a dedicare insomma questa vittoria alla società, al presidente, a tutti i membri della società che comunque ci sono sempre stati vicini, ai tifosi, ai miei giocatori che ovviamente sapete che sono intoccabili, e poi ci terrei a condividerla con due persone che secondo me hanno lasciato molto. E parlo di Massimo Costantino e di Vincenzo Costa. Aggiungo ovviamente un abbraccio speciale a Vincenzo, perché noi abbiamo fatto la nostra battaglia in campo e siamo sicuri che ora lui la proseguirà fuori. Però se oggi la Torre si salva, deve ringraziare chi questo percorso l'ha iniziato, chi l'ha portato avanti e chi l'ha finito. Quindi io sono solamente l'ultimo degli allenatori che ha avuto il piacere di stare su questa panchina, quindi è giusto condividere con chi ha sofferto, perché insomma anche loro hanno avuto momenti positivi, momenti meno positivi, però hanno dato sicuramente tanto a questa squadra. Sono ancora due partite, si diceva che se riuscissimo ad essere salvi senza tener conto delle penalizzazioni sarebbe anche bene. Sì, io ai ragazzi ho detto stasera di divertirsi, di far festa, da domani mattina si riparte. Dobbiamo affrontare queste due partite non con superficialità, perché la superficialità è sinonimo poi anche di stupidità, no? Invece noi abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo, con grande sofferenza, con grande sacrificio, ed oggi vogliamo goderci questo finale di campionato. Abbiamo due partite che possiamo giocarci a viso aperto, senza pressioni, andiamo a giocarci per vincere. Poi se saremo così bravi da portare via punti importanti, magari faremo un ulteriore regalo alla società, che sarà quello di entrare nelle prime otto e di regalare la Team Cup alla Torres. Contro il Cagliari. Contro chi non importa, insomma. So, però possiamo permettere oggi una battuta in strada. No, oggi sì. Domenica scorsa no. No, non eravamo salti, quindi. Comunque io la considero una vittoria del campionato, per come dovrò essere in corso. Cioè, non sapevo che vale la vittoria del campionato. Guarda, avendo vissuto veramente a stretto contatto con questi ragazzi, ho vissuto ogni giorno la voglia e allo stesso tempo la paura, no? La voglia di arrivare al risultato e la paura di non farcela. Per questo dico che siamo stati bravi nel saper gestire il passaggio, no? Quando la paura a volte ti faceva tremare le gambe, e siamo stati bravi a non osare troppo, e magari avremmo perso delle partite che poi abbiamo pareggiato. Perché se oggi siamo salvi, siamo salvi col pareggio con la Gian Erminio, col pareggio col Monza, col pareggio col Pavia. Quando tutti ci buttavano addosso critiche, no? Siamo stati bravi ad incassarle, però sapevamo che quelle critiche ci dovevano far scivolare, che sarebbero stati poi quei punti a darci la salvezza. Perché poi si salva per un punto, per due punti, no? Noi siamo stati bravi. Dove sono stati bravi? Mister, ci può pensare al futuro? O è troppo presto, l'obiettivo raggiunto? Ma il futuro credo che la società... Ma io credo che la società già si sia mossa in anticipo, insomma, con molti ragazzi, poi sono discorsi che giustamente affronterà la società. Però penso che il presidente e la società
abbiano già dimostrato il loro impegno per il futuro, quindi insomma c'è credo la volontà di andare avanti e fare le cose bene, per bene. Poi quello che decideranno insomma sono cose che si vedranno più avanti. Abbiamo queste due partite, ripeto, devono essere un motivo di soddisfazione per tutti, poterci godere in serenità. E magari ecco, possono essere 15 giorni che possono ancora di più avvicinare la squadra ai tifosi, alla società, perché credo che se si guarda il futuro con ottimismo bisogna che tutte le componenti si avvicinino, no? Invece che cerca sempre di trovare qualcosa che non va. Invece un passo gli uni verso gli altri penso che possa essere il miglior inizio. No, l'anno scorso ho fatto il gol vittoria al campionato con l'Alessandro. È strappata sta cosa? Sì. Matematica, diciamo, vabbè, ne salivano 8, nel senso, col Mantova, in serale era, avevo segnato in testa, molto più bello di questo, forse. No, questo era bellissimo. Quello era più bello, fidati. No, no. No, quello era più bello, la verità. No, però sono contento perché, più per me che, vabbè, la felicità è tanto, sono contento perché sono stato accolto in un gruppo di uomini e calciatori secondo me molto ma molto validi, a partire dalla società, lo staff, perché possibile, il mister cioè, è sempre stato con noi, ci ha sempre aiutato, quindi io posso solo parlare bene. E per lì mi ha fatto fuori due partite, quindi magari potrei anche dire cose diverse, no? Però io dico che il mister sono ci ha aiutato molto e soprattutto a me e ai compagni, quindi io questo qua mi sento di dedicarlo più a noi stessi e ai tifosi, giustamente, perché sennò mi ammazzano qua stasera, la verità, però è un gol tutto per la squadra e per la società. Beh. Ascolta, però da Sassarese ovviamente. Da Sassarese, è normale che anche quando ogni giorno, quando arriva il gol, cioè, è arrivato così, quindi è una tripla soddisfazione. Però come diceva il mister prima, io ho visto veramente la sofferenza che abbiamo provato noi nello spogliatoio, perché veramente ci siamo allenati sempre al 1000 per 1000, quindi volevamo a tutti i costi questa salvezza il prima possibile ed è arrivata e veramente siamo contentissimi di questo. Ecco, diceva il mister che proprio forse il freno è stato psicologico, nel senso che ha tanta la voglia di vincere, questa via la giocata di tutti scherzi. Certo, poi sappiamo tutti che la giornata di ritorno il campionato è sempre anche più duro, perché c'è da dire che abbiamo fatto punti con Pavia, Bassano, cioè Pavia, Alessandria. Col Bassano non abbiamo demeritato, abbiamo messo tanti punti che noi sapevamo che erano importanti e alla fine abbiamo dato quello sprint che è servito per la salvezza. Capitano Migliaccio. Capitano oggi, quindi, capitano di giornata. Di giornata, dai. Quindi una bella soddisfazione. Ma siamo contenti, siamo partiti secondo me un po' malucci, nel senso i primi 20 minuti avevamo preparato la partita in un modo e ci siamo ritrovati sotto e secondo me i primi 20 minuti non abbiamo fatto bene. E poi ci siamo sbloccati e secondo me il 2-1 è pure stretto, dai. A prescindere del calcio di rigore abbiamo tante occasioni, Baraia, Pasquale, hanno massacrati i 4. Quando è andato di Gigi, ha fatto la differenza. È già importante quando entra ragazzi dalla panchina, ti danno una grande mano. Questa è la cosa più importante, no? Perché poi non è che sono gli 11 titolari. I titolari in una squadra sono 23, che ognuno è importante. Poi c'è chi gioca, c'è chi fa 10 minuti, ma per me è importante pure chi va in tribuna, perché durante la settimana ti dà una grande mano, sta il gruppo, è positivo. Non è gente che comunque va in tribuna e non male, che rosica, però con l'atteggiamento positivo, quindi è una vittoria del gruppo, siamo stati compatti pure nei momenti difficili, è stato bravo il mister a gestire pure determinate cose, la società ci è stata vicino, quindi è una vittoria di tutti, perché poi è facile parlare quando arrivi ai traguardi, però dobbiamo dire
quando pareggi in casa con Giannellino, quando pareggi altre partite, non male che un po' rosi, che ci sono i voti critiche, però siamo stati compatti, non ci siamo disuniti. Partendo da tutti, società, mister, staff tecnico, magazzinieri, e poi alla fine parliamo la squadra, ma c'è un'equipe importante dietro a questo trovato. Le prossime due partite sono due vittorie. Ma noi andiamo a Cremona per vincere, che comunque per nostra mentalità abbiamo rosicato quando abbiamo pareggiato, quando abbiamo perso, quindi a noi non ci arriva domani niente nessuno. Quindi avete visto giustamente la Vicenza di Medopà ha fatto a guerra, è giusto. E noi andiamo a Cremona per vincere. Poi se la Cremona sia più forte di noi, e lo dimostra sul campo, sì. Noi stacchiamo la spina il 10 maggio, anzi, dopo il 10 maggio, dopo la partita. Abbiamo lavorato dall'inizio fino ad ora così, lo facciamo fino alla fine. Poco fa mister Lucchi ha detto che se c'è una cosa che forse ha caratterizzato tutta la stagione è un po' la mancanza di personalità a voi per la giovane età media dei giocatori. È una coincidenza però da quando sei entrato tu in campo, che sei considerato uno che invece personalità che era a vendere, sono tornati no, gol, sono tornate le vittorie. No, non la penso così perché se vai a vedere le partite con il Bassano abbiamo fatto una grande prestazione e io non c'ero in campo. Io non c'ero in campo a Lumezzane, io non c'ero in campo a Alessandria, non la penso così. C'è stato un momento dove comunque abbiamo avuto un po' di difficoltà, e abbiamo sbagliato la partita di Mantova, l'avevo detto la scorsa settimana, e siamo stati consapevoli che abbiamo sbagliato l'atteggiamento più che altro, no? Perché poi tu puoi perdere quando una squadra ti massacra, allora tanto di cappello. Però i miei compagni nel periodo, secondo me, hanno fatto grandi prestazioni. Poi non è arrivata la vittoria, però. È importante, tutti hanno dato il massimo. Invece questa domanda per tutti e due, il mister dice penso che questa squadra ha bisogno quasi di andare sotto per liberarsi della pressione per avanti, ci sono andate come Rocchi, no? Quando perde i colpi dice cosa sta facendo? All'anno dice non ti preoccupare, si sta arrabbiando, si sta. E così io. Ma guarda, noi a due partite che noi entriamo in casa. Vogliamo andare subito, veramente, però forse non lo so, a mea culpa, sbagliamo un po' l'atteggiamento, l'approccio alla partita, visto che comunque due partite che andiamo sotto e poi sia con Real Vicenza abbiamo rimontato due gol. Ma sentite la pressione? No, la pressione no, perché se non c'è la pressione fai un altro tipo di sport, fai te, la pressione è giusta, però qualcosa sicuramente l'abbiamo sbagliata. Allora se poi dopo che prendi lo scaffo hai questa reazione, devi cercare il modo in queste due partite di non fare questo errore. Quindi può essere così. Ma non sbaglio credo. Rispetto agli anni precedenti hai preso meno cartellini. Stai diventando troppo buono? Ma io cartellini rossi non pesi poco nella. No, cartellini. Cartellini gialli. No, anzi quest'anno. Qualcuno di più? Secondo me sì. Senti, però Rico ci ha detto che quando hanno visto il rigore parato hanno pensato che fosse un buon segnale per loro. Voi invece cosa avete pensato? Gigi dice Giorico anche. No, vabbè. Giorico nel senso di venire. Guarda, Pasquale ha fatto la differenza, cioè Pasquale è un giocatore cioè, come tutti. E quindi quando uno ti fa 12 gol e ti sbaglia il rigore, cioè domenica a 90esimo ha preso la palla a Berghi, l'ha messa dentro. Quindi ci sta, io c'ho del parere, sbaglia solo chi non gioca, chi sta in tribuna, si mette là, io non sbaglio mai. Se lui si prende responsabilità perché è un giocatore importante, ha sbagliato, però poi ha fatto una grande prestazione. Non era riferito a Maiorino, era riferito proprio in quella situazione, in quel momento. Sai, ha dato un'ulteriore spinta, ti può dare, più rabbia. Ti può dare, ci sono due, ti può dare che tu psicologicamente cadi a terra perché... Come? Psicologicamente, detto giusto? Sì, sì. Mi correggo, lui più ignorante di me, pensate. Però abbiamo avuto la forza di reagire, dai. Secondo me abbiamo fatto una grande prestazione. Levando i 30 minuti del primo tempo dove non abbiamo fatto una grande prestazione e poi abbiamo meritato. Cioè Gigi quando è entrato abbiamo messi sotto i tre attaccanti, Pasquale, Gigi e Baraglia. Anche il primo tempo comunque sia poi la squadra stava facendo bene, dopo i 20 minuti iniziali abbiamo preso il gol, comunque sia il Monza vinceva, perché io lo sapevo che vinceva la panchina. Cioè però poi era messo là,
E come Gattuso, il prof là, cioè, già sta pensando a domenica, a domani. È giusto così, Noi no, però. Fa un applauso per la gente che dietro le quinte, non pensare che sia messo in seconda. Ci tengo a dire che il prof è stato espulso per noi. Il prof, dei portieri. Perché lì nella fascia, la scorsa partita con Real Vicenza, è stato espulso, ma ci ha dato una grossa mano lì, perché è sempre lì a incitarci, quindi anche il prof ci ha dato una grossa mano in campo. Beh, due vittorie in altri anni. Invece il fatto che ha caricato, appunto il fatto che quando sei entrato sapevi che... Il Monza pareggiato, no, non lo sapevo. No, no, vabbè, lì poi non lo sapevo più, lì sapevo che stava vincendo il Monza, quindi figurati. Io ti dico la verità, nelle ultime giornate noi non abbiamo più pensato al Monza, perché pensare agli altri secondo me è sbagliato. Noi volevamo arrivare a più punti possibile. Io ti dico, dentro di me io penso all'ultimo posto, ti dico la verità, ma come penso che anche la squadra... È giusto che pensa così. Deve pensare quell'obiettivo, ma assolutamente. Poi ti dico la verità. Salvarsi non è mai facile, perché le pressioni ci sono, perché la verità ci sono, perché tu giochi per una città, poi io sono di parte, però anche loro giocano per una valle importante, quindi ci sono state tante difficoltà e salvarsi non è facile. Guardate l'Alessandro, i miei ex compagni che erano lì a un passo dalla Serie B, eppure in questo momento l'hanno persa la promozione diretta. Mi dico, è lì l'entusiasmo di vincere, dici c'è la Serie B, ti poteva portare più vittorie, invece anche loro alla fine non ci hanno avuto le partite così facili. Pensate noi che eravamo lì con il rischio di fare play-out, non è facile per niente. È quello che si respirava intorno, in giro in città, era quello. Sì, ma infatti... Questa è l'esperienza dell'anno scorso, sinceramente. Io ti dico la verità. Tutti... Da quando sono venuto qua, sì, no, ci hanno sempre aiutato. Sì. Però abbiamo fatto soffrire un po'. Però dico, la città, io, a parte quelli che ci sono, io vorrei che rispondesse un po' di più, perché io Sassari me la ricordo con 15.000 persone e il mio sogno è di rivedere lo stadio pieno, quindi io spero che la gente ora capisca che eravamo in un momento difficile, che abbiamo tenuto la salvezza con i denti, che ci segua un po' di più, ecco, che ci siamo un po' di più. Perché la squadra ha bisogno del pubblico. Ti carichi da quelle cose, ti carichi. Beh, oggi il pubblico comunque è per altro. No, ma come sempre, però quei 200 là che sostengono gli ultras ci sono sempre. No, ma quelli ci sono sempre. Noi vorremmo comunque che a quei 200 si associano. Quelli ci sono sempre, che comunque, però. Pure voi siete tifosi. Vedi quanta gente c'è fuori che non viene allo stadio, si guarda la partita su Sport Tu. Hai avuto modo di sentire tuo padre, no? No, mi ha mandato un messaggio, no? Sì, mio padre, diciamo che io in questo periodo un po' ero un po' giù perché non segnavo e lui mi ha sempre sostenuto, nel senso mi ha detto guarda che anche nei momenti di difficoltà devi reagire, perché se sei venuto qua è perché devi togliere gli attributi, proprio così, ma non lo dico, però mi ha detto devi togliere gli attributi, quindi devi credere in te stesso, perché se hai fatto questa scelta devi dare il massimo. Anche oggi la curva ve l'ha ricordato. A un certo momento. Sì, ce l'ha ricordato, però dai. Vabbè, ci sta, dai. No, ma si può interpretare appunto come... Sì. Ti sprona, cerca comunque di... Cerca di spronarti, ti dico la verità, devono starci... Cioè, ci sono stati vicino e devono starci ancora di più nei momenti di difficoltà, perché solo così ne esci, credo, solo così ne esci. Progetti per il futuro, chiedo entrambi. Rispondi prima tu. No, io personalmente... La risposta scorsa settimana, penso alle due partite a finire bene, poi dal 10 ci pensiamo, anche perché io so a scadenza, Gigi se non sbaglio c'ha un altro anno, quindi dopo il 10 ci pensiamo, poi la società è giusto che fa le proprie valutazioni. Ma io penso che ora... Ma già dialogato con la società? Beh, meno male la società ha parlato con qualcuno e è giusto che proviamo una mano da ora. Un po' di tempo, è giusto che la società organizzata che vuole fare cose serie, vuole verificare, è giusto così, però è giusto pensare dopo il 10 e arrivare. Tu confermi la tua disponibilità, come ha detto? Sì, ho detto la scorsa settimana. Ti prego. Gigi, se no mi... No, io sono venuto qua perché il presidente a me mi ha parlato di un progetto, quindi... Prima di tutto lui mi ha detto vieni qua a Sassari perché ho bisogno di un sassarese, perché voglio
voglio qualcuno che giochi per la sua maglia, al di là di quello, poi mi ha detto, poi c'è un bel progetto, ma io di parte posso dirti che questi ragazzi per me meriterebbero tutti rimanere, poi giustamente non sono io la società, però posso dire a tutti che questi ragazzi veramente hanno sputato il sangue per questa maglia, e lo posso dire io che sono un primo tifoso, però è vero, sono veramente, c'è stato un gruppo eccezionale. Siete a posto? Lui già ha cucinato. Già cucinato. No, io. Per ora il contratto ce l'ho qua, ecco. Grazie. Grazie. E c'è solo questa stagione? Sì, sì, c'è solo, ho fatti quasi tutti, mi manca il portiere e l'attaccante. No, vabbè, a parte gli scherzi siamo tutti molto felici, contenti, anche perché gli ultimi 2 mesi e mezzo non sono stati affatto facili. Ci sono stati molti momenti difficili, però devo dire che come al solito abbiamo sempre risposto presenti, la tempra, il carattere a questo gruppo non è mai mancata e oggi l'abbiamo dimostrato, quindi niente, faccio i complimenti a tutti, la dedichiamo come avete visto oltre che a Mister Bucchi, alla società, al presidente, al direttore, a Mister Cosco che combatte, ci dà la forza e noi abbiamo voluto dare questo segnale forte perché non molli. E siamo tutti con lui e siamo ancora più orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo anche per lui, ecco. Tu sei in scadenza? Sì. Hai progetti per il futuro? Ma a me farebbe piacere proseguire il percorso qui a Sassari con la Torres, però anche, devo essere sincero, c'è stato un inizio di trattativa, se si può dire così, però i matrimoni come al solito si fanno in due. Io sono a disposizione, ecco, se si riuscirà a trovare un accordo sarò felicissimo. Io so che chi sei rimane si fa fare anche con te. L'importante è fare il risultato, magari migliorare quello che ancora dobbiamo finire, perché è vero, oggi abbiamo raggiunto la salvezza, però abbiamo un piccolo obiettivo e se ci crediamo io penso che possiamo riuscirci, che sarebbe penso comunque un premio per l'impegno che abbiamo profuso durante tutto l'anno, che sarebbe quello di raggiungere le prime 8, che ci darebbe l'accesso alla Coppa Italia Team, sarebbe anche, diciamo, un modo per far rientrare, non rientrare, ma magari avere una partita di prestigio per iniziare la stagione prossima, magari potrebbe essere una ventata di entusiasmo per i tifosi, per tutto l'ambiente, quindi anche per qualche sponsor, ovviamente, oggi come oggi ci vogliono i soldi e quindi niente, dai, ci proveremo. La bambina ce l'ha detto, ma ci vuole qualcosa da dire.